Stiamo vivendo un inverno demografico per una serie di fattori. Partiamo da quelli positivi. In Italia, come in molti paesi europei, ma l'Italia sotto questo aspetto è ai vertici, si vive molto a lungo. Gli uomini mediamente vivono 81 anni, le donne più di 85. È una conquista sociale enorme che abbiamo ottenuto nella seconda metà del Novecento e che stiamo per fortuna consolidando anche in questo secolo, anche dopo la pandemia, che però comporta delle sfide perché significa a medio termine avere nella popolazione italiana quasi 19 milioni di persone anziane, cioè 5 milioni in più rispetto ad oggi. L'altro aspetto dell'inverno demografico invece è decisamente più negativo, oggi accenneremo anche questo problema, è una caduta delle nascite purtroppo molto significativa. E quindi dobbiamo avere la consapevolezza che questi due fenomeni, caduta delle nascite e accentuata longevità della popolazione, ci stanno portando verso una realtà demografica molto diversa da quella del passato, con purtroppo meno giovani e per fortuna molti più anziani.